Andiamo avanti con l'oggetto 122, sempre per l'assessore Paparelli, ad interrogarlo è il consigliere Leonelli, ulteriore aggravamento della situazione occupazionale nello stabilimento di Vetrignano di Assisi della Colussi Group, intendimenti della giunta regionale al fine di portare all'attenzione del governo questa problematica. Prego, consigliere. Sì, grazie Presidente. Intanto diciamo che questo tema non è per la prima volta all'attenzione di questo Consiglio regionale. Già il 18 luglio fu presentata dal sottoscritto un'interrogazione in merito alla situazione occupazionale del stabilimento di Petrignano di Assisi della Colussi Gruppo, nella quale si paventavano circa 70 esuberi, e in quella sede la Giunta regionale assicurò un impegno a monitorare la situazione e ad operarsi per cercare di limitare al massimo chiaramente gli esuberi. Dopodiché è passata l'estate e dopo l'estate i lavoratori hanno avuto un bruttissimo risveglio, perché il 10 ottobre scorso il management del gruppo ha annunciato nel corso di una riunione tenutasi presso Confindustria la procedura di licenziamento collettivo per ben 125 persone. Tale aumento di esuberi desta particolare preoccupazione, soprattutto perché il marchio Colussi è fortemente legato a Perugia e all'Umbria e l'azienda ha una visibilità nazionale fortemente riconducibile al nostro territorio, con un marchio che chiaramente opera in un segmento che è quello alimentare dolciario, che fa dell'Umbria comunque la sua storia ed è stato sicuramente elemento d'eccellenza nel corso di riconoscibilità in Italia e nel mondo del nostro territorio. Oggi nello stabilimento di Petrignano di Assisi lavorano circa 500 persone e peraltro oggi sono anche presenti qui i rappresentanti dell'RSU alcuni rappresentanti dell'RSU e li ringraziamo per la loro presenza. Molti di loro tra l'altro sono già impiegate con contratti di solidarietà, anzi furono proprio loro ad accettare di buon grado qualche anno or sono, quando la situazione economica dell'azienda era più critica, di chiaramente aderire alla solidarietà, proprio a dimostrazione che si sentivano parte stessa del futuro dell'azienda e volevano in quel momento magari di difficoltà, e erano disponibili in quel momento di difficoltà anche a dare il loro piccolo contributo, piccolo poi insomma, neanche troppo piccolo, aderendo a quel percorso. Poi in questi anni però la situazione è cambiata, il gruppo è tornata a produrre numeri importanti. Prima ha ceduto, diciamo, ha dismesso alcuni stabilimenti, come Rimini, come Vittorio Veneto, come Imperia. Poi ha trasferito parte della produzione, anche dello stabilimento di Petrignano, a Fossano. E quindi, diciamo, è una situazione che nel corso degli ultimi anni ha avuto un'evoluzione, ma purtroppo direi che ce l'ha avuta anche nel corso degli ultimi mesi e delle ultime settimane. E ce l'avrà nelle prossime ore, perché domani è convocato un ulteriore appuntamento per la trattativa che si preannuncia chiaramente con tutte le difficoltà del caso, visto che è stato già un momento successivo rispetto a quello della settimana scorsa. Quindi questa interrogazione, che ripeto è la seconda rispetto a una prima interrogazione che già manifestava un certo allarmismo, una certa criticità rispetto agli intendimenti di un gruppo come quello Colussi di ragionare su 60-70 esuberi, oggi la situazione ha assunto contorni e profili ben più gravi e ben più preoccupanti per i lavoratori, per la produzione, ma anche per la comunità e per il territorio, perché insomma ragioniamo anche di uno stabilimento che insiste su un territorio come quello di Petrignano, che chiaramente fa sì che molti dei cittadini e degli abitanti dell'area circostante siano appunto impiegati in quello stabilimento. Quindi tutto questo, l'interrogazione vuole sapere quali siano gli intendimenti della giunta regionale al fine di tutelare e portare l'attenzione del governo, che peraltro in altri casi quando è stato mobilitato ha sicuramente dato dimostrazioni di attenzione, tale importante problematica occupazionale e aggiungerei produttiva. Tutto ciò appunto tenuto conto della realtà, tutto ciò tenuto conto dei numeri complessivi, tutto ciò tenuto conto anche della condotta dei lavoratori
di questi anni, che è sempre stata una condotta tesa a dare il proprio contributo per la tenuta complessiva della realtà, e chiaramente oggi vede invece con preoccupazione l'evolversi di una vicenda che, se non chiaramente arrestata, rischia veramente di produrre degli effetti nefasti per loro, ma anche chiaramente per l'Umbria e per il territorio. Non si può applaudire, scusate. Prego, Assessore Paparelli. Sì, grazie. Grazie Presidente, grazie Consigliere Leonelli. Ma io ricordo in premessa che, nonostante, diciamo, gli investimenti fatti, diversi piani industriali negli ultimi anni, sia in termini sul versante impiantistico che su quello del marketing, la situazione complessiva del gruppo ha continuato a presentare criticità. Nel mese di marzo, come veniva ricordato, è stato annunciato che una parte della produzione delle fette biscottate prodotte a Petrignano di Assisi sarebbe stata trasferita in un altro stabilimento del gruppo, con le inevitabili ricadute di tenuta occupazionale anche sul sito umbro. In parte, diciamo, a questa crisi, grazie alla disponibilità delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori soprattutto, è stato fatto fronte con l'utilizzo di solidarietà che si è arrivato a circa 155.000 ore. Nonostante questo, a fronte di questa situazione, come richiesto, l'azienda ha predisposto un nuovo piano industriale che ha presentato, diciamo, alle parti sociali nelle scorse settimane. Si tratta di un piano triennale che prevede investimenti complessivi per 80 milioni di euro, 50 sarebbero investiti sul marketing per il riposizionamento dei marchi Colussi e Misura, e gli altri 30 milioni sarebbero destinati al miglioramento e al potenziamento impiantistico e di stoccaggio, nonché alla formazione e riconversione di professionalità all'interno dell'organico di Petrignano. Io vorrei che fosse chiaro, in questa che è l'aula, diciamo, dove si esercita la massima sovranità popolare della Regione, che, come vale per altre situazioni, ma soprattutto per la Colussi, i costi degli investimenti, dei nuovi investimenti necessari per riposizionare aziende e marchi importanti del settore agroalimentare della nostra Regione non possono essere coperti con i costi della occupazione. Su questo la Regione, diciamo, ha già detto e continuerà a dire parole chiavi e chiare. Dopo una serie di incontri con le rappresentanze sindacali e di confronto che hanno evidenziato un progressivo inasprimento della tensione, lo scorso 10 ottobre la Colussi ha attivato la procedura di licenziamento collettivo per i 125 lavoratori, 115 operai e 10 impiegati ai sensi della legge 223. Quindi, nonostante questi, diciamo, messaggi che sono venuti da più parti, soprattutto dall'istituzione Regione e dal sindacato, voglio dire, si apre una fase formale estremamente delicata, in cui la procedura sancita dalla legge assegna il termine di 45 giorni per il confronto tra l'azienda e il sindacato. Questo termine scadrà il prossimo 25 di novembre. Qualora ciò non portasse alla stipula di un accordo tra sindacati e azienda, ci saranno ulteriori 30 giorni concessi per l'esperimento della cosiddetta fase amministrativa, una fase in cui la Regione è chiamata formalmente a convocare le parti alla ricerca di una soluzione per tentare di raffreddare il conflitto e trovare una possibile soluzione di accordo. Io ricordo che la Regione, fin da subito all'annuncio di questo avvio di procedura, come ho ricordato, ha stigmatizzato pubblicamente l'atteggiamento della Colussi, al pari di quello di altre aziende dell'agroalimentare, per i motivi che ho detto prima, in considerazione anche delle vertenze che stanno investendo questo settore, e abbiamo convocato sul tema il 16 di ottobre un incontro con le parti datoriali e sociali per affrontare in maniera organica la materia. Ho fatto queste due sottolineature perché troppo spesso negli ultimi tempi
nelle vertenze, siano esse nei tavoli regionali o in quelle ministeriali, istituzioni locali e sindacato si sono trovati troppo soli. Questa fase chiede un'assunzione di responsabilità collettiva anche da parte delle associazioni datoriali che rappresentano questi settori e a cui abbiamo chiesto il 16 ottobre di essere parte dirigente per dare una mano alla, come dire, alla una possibile soluzione delle vertenze in atto. Da questo primo incontro è emersa una sostanziale condivisione dell'analisi e della necessità di affrontare in maniera sinergica le tre crisi che investono il settore dell'agroalimentare, che sono un po', diciamo, emblematiche rispetto a questo, da questa discussione. In questo quadro, pur non avendo noi attivato formalmente alcun tavolo con l'azienda e sindacati, soprattutto in un momento in cui c'è una trattativa, diciamo, in corso, noi interverremo eventualmente nella parte successiva, ma anche per la rilevanza nazionale che eventualmente deve assumere una vicenda come questa, avendo a riferimento la strategicità di una presenza del territorio regionale come quello della Colussi, che genera in Umbria tra diretti circa 480 dipendenti a Pedrignano e indiretti occupazione per oltre 600 persone, noi abbiamo ribadito formalmente e informalmente la disponibilità della Regione nel quadro e nel rispetto della volontà e di eventuali accordi tra le parti di mettere a disposizione ogni strumento utile a supportare il rilancio dell'azienda e in difesa dei livelli occupazionali. Quello su cui non possiamo recedere è il principio che ho detto all'inizio, cioè i costi degli necessari investimenti per rilanciare un'azienda non possono ricadere esclusivamente sui livelli occupazionali. Alla luce dei contenuti dell'interrogazione si precisa che qualora l'azienda e i rappresentanti dei lavoratori non abbiano a conseguire alcun accordo entro il prossimo 25 novembre, convocheremo formalmente le parti per introdurre quell'elemento di terzietà cui facevo riferimento prima, ribadendo la messa a disposizione di tutti gli strumenti di cui la Regione ovviamente dispone, sia per aiutare lo sviluppo dell'azienda, ma soprattutto per difendere i livelli occupazionali della stessa. Per favore, vi chiedo cortesemente di... il consigliere Nevi sta giustamente facendomi notare che i tempi di queste interrogazioni sono veramente assurdi, ne abbiamo già parlato diverse volte, vedo che non c'è assolutamente rispetto né nelle presentazioni né nelle risposte del tempo che da regolamento ci siamo dati e che quindi dovremmo provare a rispettare. Sì, cerco di limitare al massimo i secondi della replica, ma nel senso che io ringrazio l'assessore e la Regione, la Giunta per la nettezza delle parole. Spero che questa nettezza sia trasmessa nelle prossime ore anche a chi siederà al tavolo di quella trattativa e spero anche che chiaramente l'elemento di novità introdotto, per cui comunque la Regione è disponibile a mettere a disposizione tutto quello che può essere nelle sue competenze e prerogative per agevolare una composizione positiva della vicenda, credo che sia un fatto nuovo e sicuramente un segnale importante alla comunità regionale. Grazie. Grazie. Passiamo all'ultima interrogazione. Un'interrogazione presentata dai consiglieri Liberati e Carbonari all'assessore Paparelli, presenza di amianto all'interno degli stabilimenti di ThyssenKrupp di Terni, SGL Carbon di Narni e Officine Grandi di Riparazione di Foligno, possibilità di anticipato ritiro dal lavoro a beneficio dei lavoratori per lungo tempo esposti a tale materiale, stato di attuazione della deliberazione dell'Assemblea Legislativa 84 del 3 maggio 2016, informazioni e intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Liberati. Sì, grazie Presidente. Continuiamo a parlare di diritto del lavoro, di lavoro sempre più precario, sempre più povero, sempre più schiavizzante, direi in questo caso, parlando di amianto, sempre più malato. Allora, questa Assemblea un anno fa, un anno e mezzo fa,
ha deliberato di lavorare per una più uniforme, lo leggo, applicazione delle norme in tema di accredito delle maggiorazioni contributive per i lavoratori esposti all'amianto. È passato un anno e mezzo, ci sono state molte riunioni della Commissione Ambiente e Lavoro al riguardo, ma non siamo riusciti a capire la Giunta che tipo di interlocuzione abbia avuto in merito con il Governo. Sappiamo che il Governo, attraverso l'ex Vice Ministro del Lavoro Bellanova, lo scorso anno dichiarò chiusa questa possibilità per i lavoratori umbri sostanzialmente. Non condividiamo minimamente, perché c'è una iniquità di trattamento evidente tra lavoratori anche delle stesse aziende. È stato in particolare visto sulla ThyssenKrupp, a Torino sì e fino al 2003, a Terni no e comunque fino al 1992. Abbiamo visto invece che a Dalmine, a Trieste, a Piombino, a Taranto, questo accredito, questo riconoscimento è stato dato. Allora, il prepensionamento, per coloro che sono esposti, non è un giochino, un optional, è un dovere, perché l'età media degli esposti, l'età media di vita degli esposti è tra 64 e 71 anni, e se andiamo avanti con la Fornero non arrivano minimamente alla pensione, e non credo che questo sia giusto. Quindi dobbiamo lavorare per costoro. Ma riguarda anche, sappiamo, SGL Carbon, grandi impianti che c'erano lì dentro, e ovviamente le officine grandi riparazioni di Foligno, allo stesso modo, passati da 1.300 a 300 lavoratori, e tanti di essi sono rimasti esposti, e non sappiamo che possibilità abbiano di ritiro anticipato dal lavoro. Allora, ce la facciamo a sanare questa ferita, Assessore, Presidente della Giunta? Ce la facciamo a chiudere questa pagina che vede l'Umbria in posizione di evidente arretramento rispetto, e vorrei dire di trascuratezza, quindi equità di trattamento, rispetto ad altre regioni, ad altre realtà produttive? Per ora mi fermo qui, attendo una risposta chiara. Grazie, prego Assessore Pavarelli. Ma proprio perché, consigliere Liberati, proprio perché la vicenda legata all'esposizione dell'amianto dei lavoratori è una vicenda particolarmente delicata, cioè mi verrebbe spontaneo, diciamo, chiedere quali sono state le conclusioni, diciamo, degli emeriti dirigenti che voi avete ascoltato in commissione consigliare, che hanno lanciato tutta questa gamma di possibilità che hanno lanciato rispetto a quanto era stato fatto, dando responsabilità alle parti sociali e ai sindacati in particolare, dalla quale io mi dissocio, come lei si è dissociato da altre questioni. Ovviamente questo autorevole dirigente del Ministero, che in passato è stato anche direttore generale, auspicavo che, come dire, in esito, visto che in esito ai risultanze della Commissione, il sottoscritto ha immediatamente scritto al Ministro del Lavoro per corroborare, dare conto, diciamo, di quanto della mozione del Consiglio regionale, sarebbe forse auspicabile riconvocare questo emerito dirigente in Commissione per almeno per sapere se ha letto, diciamo, la lettera che ha fatto seguito alla mozione approvata dal Consiglio regionale, con cui chiedevamo, diciamo, conto e chiedevamo l'assunzione dei provvedimenti che potevano essere assunti. Mi do già la risposta, sappiamo già qual è la risposta, perché magari, diciamo, a volte siamo spinti da ambienti familiari, quindi a fare considerazioni del tutto gratuite che non hanno corrispondenza nelle, come dire, non hanno alcuna, parlo del dirigente che è venuto, non parlo del consigliere Liberati, che sa benissimo a cosa mi riferisco, ovviamente. Visto che, diciamo, in una commissione si dovrebbero produrre gli atti e non si dovrebbero produrre le idee, i sentito dire, diciamo così. Ecco, io l'ho formalizzati questi atti, li ho formalizzati al Ministero, allo stesso dirigente, me lo spiegherei. Detto questo, però, quindi, che fa parte, diciamo così, della polemica politica, con quella lettera ci siamo attivati. E giova ricordare che in conferenza unificata, nella seduta del maggio del 2016, è stato espresso parere favorevole all'istituzione di un tavolo interistituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
per assicurare il necessario e adeguato coordinamento della totalità delle questioni contenute nel piano nazionale con la necessità di un aggiornamento del piano nazionale amianto. Quindi l'aggiornamento è il tavolo si è insediato e composto da diversi ministeri, affari regionali, salute, ambiente, lavoro, economia e giustizia, ovviamente c'è l'ANCI, l'UPI ed è il coordinatore della commissione salute della conferenza unificata, quindi consigliere Barberini, l'assessore Barberini potrà diciamo seguire più da vicino questi aspetti essendo membro della commissione salute, che provvederà all'eventuale aggiornamento del piano nazionale amianto anche attraverso la previsione di piani di azione biennali per la realizzazione di misure ritenute prioritarie, con la predisposizione di una proposta di testo unico sulla materia di protezione della popolazione dai rischi dell'amianto più complessiva. Quindi in quel tavolo che si interistituzionale che si avvale del nucleo tecnico, credo consegnerò personalmente diciamo, il materiale perché in sede di Commissione Salute possa essere prodotto, se poi c'è diciamo, ulteriori prese di posizione della Commissione stessa o del Consiglio regionale con cui si intende rafforzare la mia posizione che, diciamo, che aveva dato merito alla discussione avvenuta in Commissione stessa e poi diciamo, prodotta con quella lettera, ben venga perché questo è il momento diciamo, in cui in sede di redazione del nuovo piano di aggiornamento del nuovo piano nazionale dell'amianto potranno eventualmente trovare diciamo, conforto alcune posizioni unanimemente condivise da questo Consiglio regionale. Prego, consigliere Liberati. Allora, ringrazio l'assessore. Io ho capito che la volontà politica della Giunta è portare avanti questi temi, però è passato un anno e mezzo, ma soprattutto quello che mi pare da sottolineare è che non si percepisce la volontà politica del Governo in questo senso, perché l'ultima dichiarazione appunto è quella del Vice Ministro del Lavoro, Bellanova, ex Vice Ministro, che non riconosceva questa possibilità di prepensionamento ai lavoratori esposti all'amianto nelle realtà produttive principali dell'Umbria. E allora al riguardo è evidente che siamo dinanzi a una sentenza di morte che prosegue e a una discriminazione che non si riesce a chiudere, una ferita che non si riesce a sanare, che naturalmente gronda purtroppo sangue e è il sangue dei lavoratori davvero esposti mortalmente all'amianto. Io auspico da parte vostra una più severa applicazione delle norme affinché ci sia la possibilità di riconoscere le maggiorazioni contributive a chi è stato esposto. È un fatto di giustizia, è un fatto che ha a che fare con i diritti minimi del lavoro. Grazie. Abbiamo concluso la sessione del question time e prima di procedere io chiedo ai colleghi gentilmente di fare una piccola capigruppo per organizzarci su come proseguire. Grazie.